i vecchi inviati di 90° minuto. E allora andiamo a rivederli. Manderavamo chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda l'inviato di 90° minuto? Ah, la sigla che aspettavo. Una poesia, una leggenda. Eccolo qua, questo è Fedele La Sorsa con Paolo Valenti. Bel maglioncino, complimenti. Il cardigan. È un cardigan? Un po' spostato sulla aveva destra. Aveva 24 anni, ricordiamo. Questo è Gianni Basino. Sì, nel bunker antiatomico. Vedete il lui della regia lì, il cameraman, c'ha un kiwi al posto del microfono. Quello dietro è, sembra il commissario aspetta per arrestarlo. Quello dietro è fa? Secondo me sta tergiversando. Non può fare la pipì ai muri. Ah, il muro c'è. Quindi guarda, guarda, fa finta di nulla. Cosa rappresenta un uomo lì dietro? È il commissario, appena finito il servizio, è manette, scatta le manette. Eccolo. Ecco, sta chiudendo l'impermeabile. No, la fa, secondo me la fa. Fai finto tonto. Fa finta di nulla. Fa il muro. Antonioni e Giannini, chi c'è dietro? Inquietante, Ted Bundy lo sta fissando. Praticamente il serial killer americano. Sembrava anche un po' Lee Oswald, quello sì, che insomma anche, sono anche inquietante. Ah, Calboni di Fantozzi, che spettacolo. Vedete Emanuele Giacoia. Ah, non è Calboni questo? No. La cravatta di Parquet. E questi? A proposito di Parquet, questi sono i generalissimi, mi sa, della seconda guerra mondiale, stuprata la linea gotica. Ah. Vedete, parlano il quartier generale, il telefono da campo, ce l'abbiamo fatta. Sono alle spalle delle linee complimenti per i giubbotti di pelle di Vanilla. Ah, che bello. Ralph Supermaxi eroe. E intanto la grigliata in curva. Davvero, sì. Fanno i polli in curva. Sì, guarda che fumo è c'è lì. Vabbè, vediamone un altro. Eccolo qua, Necco. Necco. Spettacolo Necco. Con la banda degli Scugnizzi. Con la banda. L'urlo finale non spariva. Questo è Molinari da Udine. Ma che fa? Perché questo sta così in basso? Sta cagando, l'hanno preso proprio. Lui era sui cesso e partito il video, il servizio. No, attenzione, questo è Totò con dietro un sicario. È un sicario quello. Sì, e sulla destra chi c'è, Fabio? Accidenti. Appare chi c'è? L'uomo nell'acquario. È vero. L'uomo trota. Sta guardando. Ma è vivo! L'uomo harpa, respira, le branche, guarda, respira. No, è in apnea. Ma il sicario lì, tutto zitto, gli sta puntando la pistola alla schiena. Sta cercando il momento. Deve dire quello che dice lui. Sta dicendo un copione. Se non lo uccide. Che scene, ragazzi. Rivediamo l'uomo nell'acquario. Eccolo. Che vede tutto, è testimone, sta vedendo. L'uomo harpa. È bellissimo. Concludiamo con Castellotti da Torino. Mezzi propri, qui nell'androne del condominio. Vedete, c'è l'ascensore in fondo alle scale. Ah, il condominio. Sembrava come una falegnameria, non lo sì, so. Sì, poi lui ha attaccato l'adesivo sull'ascensore, guarda. 90° minuto. È in ciabatte, quindi? Sì, è sotto in mutande. È vero, guarda, ha fatto lui, l'ha ritagliato. La gente, ha finito. Castellotti, c'è una piglia all'ascensore, fa muoviti. Stanno urlando. Vabbè, chi se lo ricordava, Veramente, lì eravamo piccinini, era giovincelli anche noi. Fantastico. Troppo bello.